E questa, questa striscia lunghissima, questo poi si taglia, si piega e viene di questa forma qua. Questo è il dietro destro, quindi questo qua, se notate, porta poi... Quale sarebbe questo dietro? Questo sarebbe pezzo tutto qua, questo pezzo grande. Questo qua, è dietro. Tagliate, quindi è meglio cambiarlo ogni tanto. Ora mettiamo la nuova, così puoi tagliare meglio. Esatto, tagliamo meglio. Questo qua, ok, vado. Vada. Poi mettiamo le affilature. Questo serve per affilare ogni tanto, perché vabbè, la lama si deve affilare. Ma come cambiarlo? No, vabbè, diciamo a sentimento. Lo senti che non taglia tanto bene. Per esempio, se vedi qua, è molto usurata. Quando sono pochi fili non taglia proprio. Quando sono tipo pochissimi fili, vedi, non arriva troppo. Vedi, se sono pochi fili. Ora diciamo devo continuare a tagliare ancora, perché sono tanti. Vedi, guarda, si sta consumando molto più mezzo rispetto a qua poi. Lo sento che non taglia bene. Perché come si può notare, diciamo, prende la cimosa qua. La cimosa che cos'è? La parte finale del... Così è, okay. La parte finale del tessuto. Si può rifare, cura taglio almeno questo, lo faccio un po' più sopra. Qua si piega. Questo qua esce poi al pantalone finito, quindi non va bene. Allora, pure questo. Questa è la contromostrina. Quindi diciamo vedo dove sta spazio e lo metto da qualche parte. Qua c'è un po' di spazio, vediamo se ci entra. Vediamo, potrei spostare questi due. Sposto questo e questo, lo faccio più sotto e questo lo metto qua. Come fai a spostarli più sotto? Così. Ah, semplice. Semplice. Perché fin quando ancora non l'ho tagliato, li posso comunque spostare, mi posso giostrare. Lo metto questo qua, è la 46, quindi il pezzo è più grande. Lo metto qua. Questa è una 34, è più piccolina. Ma qua ci va perfetto comunque. Tanto non è un problema della punta, ecco qua, ci va proprio a incastro. E poi comunque questo quando va a cucire si prende anche mezzo centimetro di cucitura, quindi va dentro. E non viene perfetto perfetto, non fa niente, non è la fine del mondo, perché questo poi va dentro, non si vede, non esce fuori.
fame. Cosa stai pensando di mangiare? Dell'hamburger. Ah. Oppure un kebab quando stavamo a Londra. Kebab tanto. 6 pound, me lo ricordo ancora. Allora, comunque, qua sulla carta, qua c'è la colla. Ok. Beh, non si vede. Quando lo riattacco, intendo dire che io lo metto qua. Con il ferro, semplice ferro comunque. No, niente di speciale, è un ferro da stiro semplice. Ok. Che al finale è calore qua. Non lo tocco perché sennò mi brucio. Ah. Ed ecco qua. Questo vuol dire che l'ho riattaccato. Quindi diciamo che il calore aiuta alla colla ad attaccarsi al tessuto. Sì, perché no, sotto c'è la colla, quindi la carta si attacca al tessuto. Praticamente questo tessuto va a lavare, questo non è il colore originale. Questo si porta in lavanderia, si fa fare il colore che si vuole, blu, verde, giallo, come questo. Questo qua non è il suo colore originale. Ok. Quindi diciamo, prima di fare tutto il disegno, prima di tagliare, si deve fare la tirella, si deve dire quanto il tessuto ritira. E quindi si fa un quadrato 50x50. Sempre 50x50. Puoi fare anche 25x25, okay. Però poi si fa poi il doppio. Però è sempre un quadrato, diciamo. Sì, è sempre un quadrato. Questa qua è una tirella 50x50, però già lavata. Vabbè. Infatti è grigia. Poi dipende, se la misuriamo, questa è 49. C'è tirata di un centimetro. Invece qua è 47, quindi di 3. Però poi si fa il doppio poi. La trama è l'ordito. Ma quindi il modellista deve dare un ritiro al disegno che fa. Magari il disegno che ha fatto è così. Poi quando va a lavare si stringe, si fa più piccolo, capito? Deve dare le misure poi. Questa è la tirella originale, quindi misura 50. Si porta a lavare per vedere quanto stringe. Giusto. Questa è dopo lavata. Okay. Misura quasi 49, 48 e mezzo, 49. Quindi si è stritta un po', però di poco, leggermente. Ogni tessuto è diverso. Ogni tessuto comunque è diverso. Ci sta qualcuno che si tira anche del 10%. E se del 7, dipende, ogni tessuto è diverso. La cesta poi dove va a finire? Questo segreto, vado al fasonista, da quelli là che vanno a cucire poi tutto il pantalone.